Ragazzi, buongiorno. Cosa abbiamo qua oggi? Un bel cinquino Abarth 595. Quanti cavalli aveva questo, Antonio? Inizialmente ne aveva 180. 180 questa di serie. Ok. Tu l'hai pistolata un po'. Sì, È un po' pistolata. innervosita un È un po'. po' innervosita, ragazzi. Innervosita, modificata da Monza Performance. Facciamo pubblicità a Matteo. Quindi sul reparto meccanica, Matteo è il numero uno. Monza Performance, ragazzi, 500 è il suo pane. Peda Sprint, Esatto, è il tuo pane, Jerry sì. Peda Sprint e ovviamente anche mappature motore facciamo qua da Celeste Mappa. Quindi facciamo sia Peda Sprint che mappe. Facciamo tutte e due. Allora, Antonio, tu avevi una mancanza sul pedale acceleratore, giusto? Cioè avevi Sì, un come se... lag. Sì, esatto. Quel Sì, lag. c'era il vuoto, Ragazzi, chi ha la diciamo. 500 Abarth lo sa benissimo che c'è quel gioco sul pedale, quel vuoto che col pedasprinta andiamo a colmare parecchio, però il gioco che poi rimane, Antonio, che hai visto anche te, è una questione proprio di meccanismo del pedale e del meccanismo, cioè quel meccanismo lì non lo andiamo a togliere elettronicamente perché è proprio un problema pedale acceleratore, meccanismo. Però abbiamo fatto la prova e gli abbiamo, guardate che bella, l'abbiamo già messo l'Apple CarPlay. Yes. Il Apple CarPlay che lo vede praticamente dallo schermo, no? Adesso lo facciamo vedere poi dal vivo Sì, in strada. padrone. Sì. Ha cambiato anche il manometro della pressione turbo. No, beh, è bella pistolata, sedili Sabelt, bella, bella, Sì, bella, caspita. nuova. Il centilega li abbiamo messi. Dai, li appena messi, macchina che ha 10.000 km, eh? Sì, no, 8 mesi. 8 mesi di vita, ragazzi. Bella, bella, bella. Complimenti, Antonio. Bello anche il colore. La passione ti porta ovunque. E non siamo più giovincelli, eh? Con la Con la testa, testa sì, con la testa sì. con la testa Con la testa in sì. Con la testa sì. Bene, ragazzi, andiamo a farci un bel test drive sul cinquino e ci vediamo tra un secondo. Ragazzi, eccoci qui con Antonio, number one. Buongiorno, ragazzi. Apple CarPlay sulla 500, ovviamente è collegato col cavo perché sennò non si vede, non è wireless, ma chi ha la 500 lo sa. Ragazzi, vediamo le palle, quanti chilometri ha sta macchina? Bella, eh? Allora, torniamo a noi. Pedal Sprint ce l'abbiamo spento, così in giallo, off sul CarPlay. Adesso siamo qui al semaforo, partiamo. Quindi Antonio, macchina bella, ti Sì. sei levato lo sfizio. Sì. Dopo un po' di anni Dopo un po' di che anni anch'io mi devo sì. levare sto sfizio. Guarda Mia questo. moglie, alla fine ha ceduto lei dopo quasi 15 anni, mi ha detto: "Senti, prendila e non rompere più la e allora sono andato. Vuoi vedere come hai fatto? No! Già con il comfort che è la base, Bravissimo, bravissimo, siamo in già comfort. tocchi l'acceleratore. Tutto a sinistra, Antonio, andiamo giù di là. Poi dopo parliamo io e te delle cose Poi che adesso non sappiamo. so se è una questione di tua capacità a livello professionale, come l'hai settato e tutto Sì. quanto, però la sento già, la sento già Destra, che la senti la differenza? sì. Andava fatto un settaggio fatto bene, tutto qua. Sì, è vero. Fine. No, ma Tutto qua. sei tu quello del E mestiere. ognuno, come diciamo, se io voglio fare l'elettricista, arrivo fino a un certo punto, poi dopo devi chiamare un tecnico perché ti devi fermare, ferma, fai i danni. Cioè, o non va. È vero. È Hai vero. visto? Hai visto? Ha Accelera. perso. Sempre lo stesso, non ho toccato niente. Com'è? Poi andiamo a destra, rimani in terza, andiamo la prima a destra, senza scalare, Sì. così vedi come si riprende. Tocca mollare perché sei anche troppo veloce. Sì, è subito, È eh. subito, è Ragazzi, è subito. subito, eh. Ok, qua la rotonda andiamo giù a sinistra. Parla sempre di terza, Antonio, non mettere la seconda. Ok. Sì. Dopo puoi fare quello che vuoi, ma io te la faccio fare di No, terza per per farti capire. vedere Esatto. anche nei bassi giri come prende.
Sì, la senti che non muore. Non muore. Ovviamente lo potevi fare in seconda e uscire fuori come un missile, eh? Sì, sì, sì. Però sì, per farti vedere, nell'uso quotidiano... Vedi? Sì, sì, confermo, ragazzi. Confermi? Sì, sì. Alza il finestrino. L'ho sentito subito. L'ho sentito subito, ragazzi, perché quando cambi la marcia è come se l'automobile con i giri motore rimane lì e continua, rimane lì e continua, non scende. E lo sento la sensazione... Metti la quinta. Bravo Jerry, grazie. Figurati, dovere. È il nostro lavoro, ragazzi. Quindi, quando vi affidate a un professionista, dice, vabbè, ma lo posso montare anch'io a casa? Certamente, potete fare quello che volete. Lo comprate online, ve lo torniamo indietro. Lo montate voi, ma se capita qualcosa, per dire, è capitato che una persona ha staccato il connettore del pedale acceleratore col quadro girato, la macchina ha preso tutti gli errori del mondo. Cioè, state attenti a quello che fate a casa. Staccate la batteria. Il negativo della batteria, lo staccate, io parlo di casa, Antonio, sì, sì, lo staccate, attaccate, staccate il pedale, il connettore, riattaccate tutto col pedal sprint, riattaccate il cavo della batteria, del negativo, così avete sicuramente la macchina senza corrente attiva, perché è capitato che c'è capitato. Sì, elettronico. Poi dopo ti chiamano, ma Jerry, ma il prodotto non funziona, Jerry, ma si è accesa la spia, ma ragazzi, nella scatola c'è scritto tutto. Avete tutto scritto, le istruzioni, come dovete fare. Mi raccomando, seguite la lettera. Nel caso di problemi, avete l'assistenza. Chiamate gli italiani dalla Sicilia, vi rispondono loro. Antonio, te lo spengo. Sì. Vedi come è diminuito. È diminuito, hai visto? È come se fosse frenato. Qualcuno l'ha frenata. Torniamo ancora indietro, Antonio. Sì, poi facciamo il race e poi facciamo il tasto sport, che tu c'hai anche lo sport. Sì. Sì, fa tutto lui. Vai. Adesso è un animale. È un animale. È bella da guidare così. Ragazzi, quando dite che non funziona la mia macchina, non ne ha bisogno perché ha 300 cavalli. Ragazzi, i cavalli ce li avete in alto. Sì, sì. Poi la potenza... Il pedal sprint lavora in basso. È lì il suo compito. Perché è, lì lo spunto. È lo spunto. È lì chi vi dà una mano. Ragazzi, venite a provarlo. L'unico modo per levarvi l'ospizio è provarlo. Venite da me, ve lo faccio provare gratuitamente, senza impegno. Ve lo monto, usciamo fuori in prova come avevo fatto con Antonio. Antonio già si era portato avanti. Sì, poi mi ha riempito di gadget. Beh, Antonio va a casa pieno di roba. E questo è un surplus. È un surplus, vabbè ragazzi. Antonio perché ha comprato tutto, eh. Apple CarPlay, Android Auto, pedal block, cioè tutto. Vabbè, tutto sì, quello che si poteva prendere, Antonio. Certo. Cioè, ci mancherebbe altro. Lì trattiamo bene i clienti. Che roba. Questo, è questo che se torniamo indietro, sì, è questo che serve. Sì, sì, è questo, perché io... Cioè, tu nell'uso quotidiano, tu non è che sei sempre a cannone. No, cioè, no, sei sempre in colonna, sei in mezzo al traffico. E... Poi è un anche pensiero, volevo dire anche un pensiero ai ragazzi... Sinistra. Ai ragazzi giovani. Sì. Che forse il pedal sprint li aiuta a non scannare, nel senso che ce l'hai già qua. Sì. Quindi è già divertente. È già pronto. Senza dover tirare la macchina come un pazzo. Esatto. È già pronto e quindi diventa anche divertente al momento e la chiudi lì e non vai in giro a fare a cannone da tutte le parti, capito? Tu stai parlando da vecchio, siamo due vecchi, vecchietti, dai. Vecchietti. Solo da anagrafe. Eravamo sempre a cannone anche noi. Però noi ragazzi partiamo da macchine che era la 1 Turbo, la 205 GT, lascio stare ragazzi, macchine di un certo spessore, di cui i 130 cavalli degli anni 90 non sono paragonabili ai 130 cavalli di oggi, assolutamente no. Quelli di oggi sono 130 cavalli stanchi e fiacchi. Vabbè, torniamo a noi. Allora, torna indietro, te lo spengo. Metti sport. No, mai perso. Tolto il gioco. Mettila in sport te invece. Ok. Comunque qua già lo senti che è subito pronta. In sport. Ok. Metti la terza. Sì, la senti su, guarda.
qua, adesso siamo qua. Se rimani in quarta, già è sempre pronta, senti? Esatto. Senti che è pronta. Rispetto a prima. Rispetto a prima. Spegniamo. Vedi che il pedale lo senti che ha quel centimetro di vuoto. Ragazzi, noi siamo in sport sulla macchina, Sì. Infatti sono aperte anche le valvole dello scarico, sì, infatti soffia di più. Torniamo indietro, adesso te la metto in race, così facciamo l'ultimo settaggio micidiale, seconda, terza, poi terza. Si sente in tutti i cambiamenti, sport, race, comfort, puoi fare tutto quello che vuoi. Il consiglio, race è esagerato. Eh, lo sport, secondo me, per andare in giro, avere quella, adesso, essere quel brillante. Andiamo di terza, vediamo nel misto come la senti, tra race e sport della macchina. Terza? Se ti esci fuori, anzi, guidalo come ti piace a te. No, ma la sento già, Jerry, a parte le... La sento proprio che è più pronta in qualsiasi caso. Il pedalino è già pronto. È pronto. Sì. E questo già mi ha già ripagato. Ripagato, esatto, ragazzi. Poi il resto è. Tutto a sinistra. Ok, guarda anche solo la partenza. Sì, quasi come dalla botta. Esatto. Cioè, è bello perché è subito pronta e reattiva. Andava fatto, esatto. Andava fatto, sì, destra. Sì, andava fatto, sì. No, perché non era. Sei proprio bravo te. Vabbè, è bravo la persona, ma ci deve essere il prodotto dietro. Sì, è vero. Perché se il prodotto è una... Tu si puoi essere bravo quanto vuoi a vendere, ma se è dietro un prodotto che non funziona. E grazie anche ai ragazzi di Celeste che hanno prodotto questo qua, fatto in Italia, ragazzi, state a vedere dove lo fanno, a Siracusa, a Rosolini, lo fanno lì, lo producono lì e lo vendono lì. Hanno avuto una bella testolina. Una bella testolina, sì, ci sono degli ingegneri che ci studiano anche per le ultime macchine moderne con il digitale adesso, insomma. Puoi pensare che non ti tocca garanzia. Garanzia, non hai problemi, esatto, destra. Sì. Subito. È immediata, ragazzi. È immediata. Quindi Antonio, domanda che faccio a tutti, lo consiglio il pedal sprint? Sì, assolutamente ragazzi, prendetelo, sono poca spesa, tanta resa. Esatto, ragazzi, prezzo, magari lo devo dire all'inizio perché magari gente non lo vede fino alla fine del video, comunque prezzo 2,50 compresa l'installazione, garanzia 3 anni e app con l'antifurto. Questo costa 20 euro in più, ragazzi. Niente di così sconvolgente. Per sempre, 20 euro per sempre, sì, cioè, sì. Non è che c'è un abbonamento, assolutamente no. Quindi ragazzi, l'8 di giugno avrò l'inaugurazione dello showroom Jerry Pedal Sprint a Gorgonzola, via Trieste 105, venite a trovarmi, ci saranno i gadget. Antonio, se sei... Grazie. Ma figurati, grazie a te. Se sei a casa, Antonio, mi fa piacere che se vuoi venire a berti qualcosa, stiamo in compagnia. Quando il... L'8 giugno, è un sabato. Se non sei via, sono via per lavoro. Sei via per lavoro, niente. A posto, va bene. Ci sono lo stesso col cuore. Col cuore, grande. Tanto, non la prima, la seconda. Qua davanti alla galera. Sì. E niente, ragazzi, alla prossima. Antonio, grazie mille. Grazie mille. Dammi la mano. Grazie, grande. Grazie a te. 500 Abarth sprintata. Sì, è il bello dei clienti che vanno via col sorriso. Ciao ragazzi, grazie. grande, grazie. Ragazzi, iscrivetevi al canale Jerry Pedal Sprint, showroom Pedal Sprint su Instagram. Alla prossima, ragazzi, prossimo 595. Ciao. Ci aspettiamo. Ciao.